Seconda parte di Contatto Sport, ci eravamo lasciati con una domanda al presidente Walter Taccone circa la posizione di Tesserra, ma più in generale di un bilancio che il presidente aveva annunciato di stilare dopo la decima giornata di campionato. Allora, domani si traccerà un po' questo Questa mi bilancio. sembra una sua definizione più attenta e più consona a quello che ho detto, perché non c'è, come devo dire, quando uno parla forse tralascia di precisare alcune cose e quindi se sono stato poco felice nell'esprimermi prima, cercherò di essere più chiaro adesso, nonostante io credo di essere già stato molto chiaro già la prima volta che ho fatto questa dichiarazione. Era intorno alla quinta, sestima giornata, più o meno. Quando mi hanno detto, ma il mister che fa, resta, non resta, lo vogliamo cacciare, cioè, già volevano far fuori il mister dopo 5-6 partite. Allora io ho detto ancora presto, diamo l'opportunità, arriviamo almeno ad un 25% del campionato e quindi ecco perché erano le 10 partite. Dopo queste 10 partite non ho detto se le cose vanno bene, se l'allenatore resta, se le cose vanno male, l'allenatore non resta. Ho detto ci sedieremo a tavola con l'allenatore e con i due direttori. Valuteremo quello che è successo nelle 10 partite e valuteremo se c'è la possibilità di intervenire, di fare cambiamenti, di fare spostamenti di giocatori. Questa è una cosa che valuteremo tecnicamente insieme al mister e insieme ai due direttori. Quindi lungi da me l'idea di dire io valuterò se tenere Tesserro o cacciarlo. Non ho mai pensato di cacciare l'allenatore, mai. Così come l'anno scorso non ho mai pensato di allontanare Rastelli dopo le famose 7 partite con 5 sconfitte e 2 pareggi, perché nessuno se le ricorda queste cose. A furor di popolo tutti volevano che io cacciassi l'allenatore. La mia perseveranza e la mia lungimiranza ci ha consentito di fare i playoff l'anno scorso e di sfiorare la vittoria per andare in Serie A. Questo è un merito un po' di tutti, un piccola parte mia, piccola parte di tutti quelli che ci hanno consentito con calma di non prendere decisioni avventate. Per cui questa è la posizione nei confronti di Tesserri, per il quale nutro una grande stima e una grande considerazione. Poi tutti noi abbiamo i nostri limiti, non c'è dubbio, io per primo. Per cui è chiaro che Tesserri vede il calcio in un certo modo, può essere condiviso o meno da me, questo poco importa. Non importano forse neanche troppo i risultati, benché sono fondamentali, insomma, perché una squadra che vince può anche giocare male e tutti noi siamo contenti. Io mi ricordo, la gente dice non me ne frega niente, Presidente, voglio vincere, voglio giocare male e voglio vincere. Beh, è un modo di fare il calcio, non c'è dubbio. Anch'io preferirei vincere e giocare non troppo bene, per la verità. Però, voglio dire, ognuno ha la propria filosofia del calcio e se questa filosofia porta buoni risultati, ben venga. Se questa filosofia non porta buoni risultati, evidentemente bisogna andare a fare delle valutazioni. Questo sono abbastanza chiaro, ma questo credo che riguardi un po' tutti noi, l'andamento dei singoli giocatori, l'andamento dell'allenatore, dello staff, il mio, mi metto in causa anche io. Perché so bene, lei si ricorda quando venivo gli altri anni, tutti elogi il Presidente, un grande Presidente, abbiamo mai avuto un Presidente così, forse, eh? Adesso che i risultati non vengono, ovviamente sono diventato uno che non capisce niente di calcio, che non c'è i soldi da investire nel calcio e così via. Ma questa è una cosa che mi tocca marginalmente, come lei sa, perché l'ho messo in cantiere 7 anni fa, questa cosa, quindi sapevo bene che anche passato. chi vince viene elogiato e chi perde viene massacrato. Ma voglio dire, noi non stiamo perdendo ancora, nel senso che abbiamo iniziato un campionato in difetto rispetto agli altri anni, con delle difficoltà, è inutile nasconderlo, ma io insisto, sono fiducioso sull'allestimento di questa rosa. Quindi sono certo che i risultati prima o poi devono assolutamente venire. È indiscutibile che quindi comunque domani ci saranno delle valutazioni, Assolutamente. perché è comunque una Domani sera partita, proprio che giochiamo domani sera, è una allora di notte partita, non lo facciamo di notte, però diciamo che è una sicuramente partita importante, importante, non assolutamente fondamentale importante. perché siamo appena alla decima giornata, è una partita importante. Partita importante, può essere una partita di una svolta, perché riuscire a fare 4 risultati con una vittoria e mezza bella. Ti dà morale, ti dà possibilità di guardare anche le squadre che lasci inevitabilmente dietro, insomma, prendendo 3 punti, sicuramente.
Proprio perché siamo in diretta, dobbiamo fare un aggiornamento, anche perché, come tutti sapete, quest'oggi doveva esserci l'anticipo della decima giornata del campionato di Serie B, dovevano affrontarsi Novara e Pescara. La gara è stata posticipata a domani, infatti non si è giocato questa sera a causa della forte nebbia presente a Novara, quindi era impraticabile. Quasi certamente si giocherà domani alle 15 o massimo alle 18, proprio per evitare questo problema, andando incontro all'inverno. Infatti, lo ricordiamo, questo sarà l'ultimo turno infrasettimanale che si giocherà alle 20:30. Sara, ci sono delle domande per il presidente Sì, Taccone, volevo una da parte farle tua e poi una anche domanda da parte personale e dei poi, tifosi. vabbè, ascoltando quindi la voce dei tifosi, volevo sapere fino ad oggi quanto ha influito l'assenza di Gigi Castaldo in campo? Ma l'assenza di Gigi Castaldo in campo influisce notevolmente perché Gigi è un giocatore, è il nostro leader, è un giocatore importante per noi, non c'è dubbio, insomma. È un giocatore che potrebbe fare il leader in qualunque squadra di Serie B, quindi non solo nell'Avellino. Nello stesso Cagliari potrebbe fare il leader nel Pescara, potrebbe fare il leader, che ne so, nel Livorno, insomma. Gigi è un giocatore di altra categoria, dico io. E racconto sempre, lo dico con grande soddisfazione, che probabilmente se non avesse l'età che ha e fosse leggermente più giovane, le casse dell'Avellino si potrebbero riempire di una miriade di soldini, insomma, ammesso che noi Esattamente. fossimo decisi a venderlo. Gigi ha con noi un contratto fino al 2018, quindi abbiamo confermato, la sua presenza da noi e ritengo che probabilmente concluderà la sua carriera qui ad Avellino, perché non credo che voglia fare come Del Piero, arrivare a 40 anni, non lo so, non credo. Però fino a che il suo fisico lo sorregge, è un Permetto. giocatore, insomma, importante, perché è un giocatore che copre tutte le fasi. Diceva oggi il mister, neanche a farlo apposta, proprio oggi, mi ha detto, no, non il mister, scusi, un procuratore con il quale abbiamo parlato oggi, è riportato un po' su tutti i mass media. Parretti, Sì, esattamente. Mi l'agente di diceva. Chiosa e di Cavazzi. Esattamente, sì, il procuratore di Cavazzi, è venuto a dirmi un paio di cose e mi ha detto proprio questo: Gigi è il vostro migliore difensore, oltre a essere il migliore attaccante, dicono gli altri, non lo dico io, perché è uno che fa tutte le fasi, attacca, difende, prende la squadra per mano quando è necessario, è quello che si chiama un leader in mezzo al campo, insomma non è che ce ne sono tanti, cioè uno o nasce leader o non è che lo diventa dall'oggi al domani, insomma. Questo si acquisisce con padronanza, con personalità, con preparazione, con sacrificio, con altruismo, insomma, sono tutte doti che Gigi ha sicuramente, quindi è chiaro che ci manca un po', però voglio dire, anche gli altri che lo hanno Certo. sostituito stanno cercando di colmare questa lacuna e questa mancanza di Gigi e quindi sono tutti vicini a lui. Infatti quando si allena Gigi lo prendiamo tutti in giro, lo prendiamo, dice, è muoviti quando entri, insomma, no, ovviamente non dipende da lui, naturalmente, quindi c'è un bel gruppo, devo dire. Con grande sincerità che c'è un bel gruppo in mezzo all'Avellino. Sono tutti l'uno con l'altro, si difendono, si aiutano. È una cosa importante per noi, insomma. Prima di dare un attimo la linea anche ai nostri tifosi da casa, perché Sara ha aperto questo capitolo Castaldo, Presidente, lei nei giorni scorsi aveva dichiarato che ci sarebbe stato un tentativo da parte sua per cercare di chiedere una cosiddetta grazia per la squalifica di Castaldo. Le chiedo come è andata, se è stato già discusso e poi. Era circolata un'indiscrezione anche di una possibile richiesta da parte dell'Avellino di posticipare il match contro il Perugia proprio per cercare di far giocare Gigi Castaldo. Purtroppo in settimana sono stati diramati gli anticipi e posticipi della Serie B. La partita col Perugia non figura né tra gli anticipi né tra i posticipi, ci sarà solo quella col Pescara. In pratica Castaldo sarà costretto a saltare anche questa partita, Esattamente. una Allora mancanza da parte di qualcuno? facciamo un po' il punto della situazione, giusto che i nostri tifosi vengano informati su questo. Abbiamo provato a fare la domanda di grazia, come avevo detto, l'abbiamo fatta. Questa domanda di grazia in parte era andata in porto perché evidentemente il presidente Tavecchio, non avendo avuto la pratica istruita perfettamente, aveva dato sommariamente un suo placet, se non che poi prima di portarla in consiglio si sono resi conto che questa domanda di grazia proveniva da un patteggiamento. E lo statuto
della FIGC prevede espressamente il diniego in caso di richiesta di grazia di una persona che ha patteggiato. Cioè, se paradossalmente Castaldo avesse avuto non patteggiato i 6 mesi di squalifica che volevano dargli all'inizio, probabilmente adesso avremmo potuto chiedere la grazia e avremmo avuto la riduzione della pena per il giocatore. Quindi purtroppo abbiamo provato con i nostri avvocati e con gli avvocati della federazione, però purtroppo questa domanda non è stata portata in consiglio, perché non aveva i requisiti tecnici per essere portata. Abbiamo provato un'altra strada, che è stata avanzata proprio espressamente da me agli avvocati, ho fatto questa richiesta, dico bene, benissimo, la grazia non la possiamo chiedere, l'Avellino Calcio, che è parte lesa in questa situazione, perché non ha nessuna responsabilità né soggettiva né oggettiva, in quanto fra virgolette questa eventuale situazione di Castaldo si è concretizzata quando Castaldo non era giocatore dell'Avellino, quindi l'Avellino non ha responsabilità oggettiva, ho detto facciamo noi una domanda di riduzione, no, di grazia, di riduzione della pena, visto che lui ha scontato 3/4 della pena, perché ha fatto già 3 mesi, fra qualche giorno finiscono i 3 mesi, ci potrebbe essere la possibilità, non so con quante speranze di accoglimento, però potremmo chiedere direttamente e a Tavecchio e addirittura al giudice che ha fatto il patteggiamento con Castaldo, quindi non sarebbe più Castaldo a chiedere questo, ma sarebbe l'Avellino come parte lesa. Stiamo cercando di portare avanti questa tesi. Speriamo che questo si possa realizzare, noi più di questo certamente non possiamo fare. Tempi più o meno secondo me? Ma i tempi sono abbastanza brevi, io penso che in questa settimana, se la pratica può essere portata in Consiglio federale, sarà portata in Consiglio federale. Se invece la scartano in istruttoria, e allora dovremo fare marcia indietro, dovremo pazientemente attendere il 5 di dicembre, credo che è la prima partita utile, sì, per la quale Gigi potrebbe essere in campo. Quindi questo per onestà, ho precisato le cose esattamente perché le ho vissute in prima persona, quindi non sono cose ascoltate, ma sono cose nelle quali io sono intervenuto direttamente in prima persona. C'era stata anche la richiesta del posticipo Sì, lei mi ha chiesto la domanda del posticipo. Sì, ho fatto la domanda del posticipo, ma ancora una volta la Lega, in maniera secondo me corretta, non ha tenuto in considerazione la nostra richiesta e ha fatto quello che si chiama un'estrazione, o ha fatto quello che è la scelta, indipendentemente dalla nostra richiesta. Questo per correttezza devo dirlo, perché sembrerebbe una scortesia da parte della Lega, non è così, perché avere un posticipo di un giorno per far giocare un giocatore che ha la squalifica del giorno prima sarebbe probabilmente un danno per la squadra con la quale andiamo a giocare contro, quindi evidentemente non ne abbiano male i tifosi. Credo che la Lega si sia comportata correttamente mettendo a sorteggio le partite. Purtroppo l'Avellino è stato sfortunato e non ha potuto avere accolta praticamente la domanda di posticipo. Questo è perché poi ogni 3 mesi fanno i posticipi e gli anticipi, quindi lo fanno con un sistema che è sicuramente oggettivo, non è che scelgono loro. Taccone gli piace questo, lo mettiamo prima, quell'altro lo mettiamo dopo, cioè evidentemente non si fa così, le scelte le fanno in maniera ovviamente casuale ed è giusto che sia così, insomma, per correttezza del campionato. Sara. Iniziamo a leggere i messaggi. Allora, Francesco De Giovagnello dice: buonasera Presidente, io credo pienamente in lei, non accetto tante critiche, sono ingenerose verso di lei. E poi dice ancora: ci ha preso in Serie D, ora siamo in Serie B e per me va bene così. Lei è un imprenditore e mi può insegnare che per il bacino di utenza la B per noi è un lusso. Ad Avellino tutti imprenditori con i soldi degli altri. Io credo in voi. Forza Presidente, forza Avellino. Grazie. Michele Roca: caro Presidente, si è reso conto che un punto a partita è media retrocessione? Si è reso conto che il Ligi in campo è un colabrodo? Ci spieghi perché Tutino è stato fatto fuori, Insigne che è più scarso gioca sempre? Si è reso conto che Trotta si è montato la testa? Ci dica la verità su Schiavone, Rastelli e Pisacane e poi, se vuole fare il duro, riduca l'omaggio a Montevergine e Terminio invece di far cacciare i ragazzini portoghesi dalla Sud, da steward napoletani. Michele Rocca, non so chi è questo signore, ha detto una miriade di fregnacce, una peggio dell'altra. Quindi voglio dire, credo di aver già risposto a tutte queste domande in maniera chiara e precisa, perché io quando parlo ho un solo dono, quello della chiarezza. È difficile che uno non mi capisca, non capisce solo chi non vuol capire. Allora ho precisato la situazione di Rastelli, ho precisato la situazione di Pisacane, ho precisato la situazione di Schiavon, e quindi su questa cosa andatevi a leggere tutto quello che ho detto, perché quello che ho detto è la sacrosanta verità.
che poi Ligi sia un colabrodo, quell'altro sia un brocco e così via, io mi rendo conto di tutto. Il problema è che quando si fa la squadra, caro signore, non la fa il presidente, la fanno l'allenatore, i direttori in concerto con il presidente. Quindi il presidente è un cretino? È un cretino. Non c'è, su questo non c'è nessun problema. Accetto qualunque tipo di critica di questo tipo perché i numeri ci danno in questo momento torto. Io sono convinto che non sia così, i risultati li vedremo più avanti, non adesso, perché è troppo facile dire questo. Poi si tenga questa email da parte, perché quando le cose cambieranno lo andremo noi a intervistare a questo signore, gli chiederemo che cosa ha visto dell'Avellino, insomma. Sono altre, sì, Rino Matteoli. Buonasera a tutti, saluto con affetto il presidente Taccone, al quale va il grande merito di averci fatto ritornare a sognare in grande. Fin qua ci siamo. No, ma questo Michele Rocca, io lo sento in continuazione, vado sui TV e scrive lui, bello, vado un'altra parte e scrive lui, vengo qui e scrive lui, e poi diventa un refrain, insomma, sia gentile. Insomma. Se vuole una risposta gliela faccio scritta, in modo che se la mette davanti così, come brogliaccio, se lo legge e dice Taccone ha detto una serie di sciocchezze, però capisce che cosa ho detto una volta per tutte. Domanda per il presidente. Tempo fa dichiarò che al tecnico gli si dovevano dare almeno 10 giornate per dargli un giudizio. Il mio è quello dell'esonero perché Mr. Tesser ha messo in piedi il peggiore Avellino degli ultimi 20 anni. Poi passare la storia. Mr. Tesser ha messo? Ha messo in piedi il peggiore Avellino degli ultimi 20 anni. Bellissimo. Calcio è un gioco strano, insomma. Poi passare la storia per essere l'unica squadra dove Tavano non ha fatto nemmeno un gol sarebbe una cosa molto antipatica. Buonasera a tutti e sempre forza Lupi. Vabbè. Anche questa è una giusta considerazione da parte del nostro tifoso. Il problema, l'ho detto, il fatto che Tavano non stia segnando, prima o poi questo giochino sulla testa verrà fuori, e come verrà fuori questo segno sulla testa, evidentemente cambieranno gli scenari. Perché Tavano è un grandissimo giocatore, ha la nostra considerazione totale, per cui voglio dire, se c'è qualche cosa che gli sta girando contro, sicuramente prima o poi uscirà da questo equivoco, sicuramente. Insomma. E poi, per il resto, insomma, credo di aver già risposto abbondantemente alla prima parte della domanda. Leggo anche io un messaggio che è abbastanza lungo, Sara, da parte di Michele Mercadante. Contro i Ducali bisogna ritornare alla vittoria che manca da 7 turni e per dare un significato ai precedenti 3 pareggi che perderebbero di importanza in caso di mancato successo contro i bianconeri ascolani. Contro Rascoli, se proprio deve esserci turnover, non deve essere massiccio per non scompaginare troppo la squadra e deve prevedere, indipendentemente dai moduli e dalle caratteristiche dei calciatori, 4 difensori, 4 centrocampisti e 2 punte. Mokulu, che è stato utilizzato poco finora, non è certo il peggiore dei partner d'attacco, anche alla luce dell'assenza di Castaldo, e D'Angelo potrebbero avere una chance dall'inizio, soprattutto il primo. Tavano e Zito, dati partenti nell'undici iniziale, è meglio che non giochino perché curano poco la fase difensiva e danno anche poco nella fase offensiva. Per la difesa titolare, date le assenze quasi certe di Re e Nitraschi, spazio a Ligi e Biraschi centrali, Nica a destra sperando che sia della partita, e Chiosa, che invece di farlo giocare ci occorre più sul versante sinistro al posto dell'opaco Visconti, che non sta curando bene né la fase di non possesso né quella di possesso. Se malauguratamente non dovesse recuperare nemmeno Nica, stiamo facendo un po' già la formazione sì. per domani. Sì, certo. Mi sono perso. Se malauguratamente non dovesse recuperare nemmeno Nica, spazio a Chiosa e Ligi centrali, anche se entrambi di piede sinistro, dirottando Biraschi a destra e inserendo Giron a sinistra, anche se un po' più offensivo. Infine, riguardo ad eventuali limiti strutturali, voglio porre gentilmente alcune domande al presidente Taccone. Arriviamo alle domande dopo questa lunga la formazione anche abbastanza condivisibile, sì, sì, per carità. La prima è un tifoso attento che conosce il calcio, sì, la prima è: Schiavone perché è stato mandato via senza prendere un sostituto adeguato, dato che la mediana è corta qualitativamente? Qui abbiamo già un po' risposto. 7 giocatori, la mediana corta, 7 giocatori. Vabbè. La seconda: perché non è stata comprata un'altra punta di qualità vista l'assenza forzata di Castaldo? L'ho già detto anche questo, però lo ripeto. Hai finito? No, ce ne sono varie, ce ne sono, aspetti. No, me la ricordo, sono 6. Me le ricordo. Ok, allora le leggiamo tutte d'un fiato.
La terza, perché non sono stati comprati un difensore centrale e un terzino sinistro più forti, dato che siamo deboli in difesa e pensava che il pacchetto arretrato fosse così debole? La quarta, i giocatori sono stati acquistati con l'avallo di tutti, compreso ovviamente l'area tecnica? Se no, chi ha voluto maggiormente l'acquisto delle attuali piadine della rosa? Mi sembra una domanda relativa a risposta. Una risposta implicita, insomma. È stato veramente non accontentato il tecnico Tesser per il mancato acquisto di un regista, vedi Viola, Moretti, Verri o Porcari, anche se questi ultimi due sono meno registi puri. La sesta ed ultima domanda, la posizione del tecnico Tesser sarà, facendo i dovuti scongiuri, in bilico in caso di mancata vittoria con l'Ascoli o in caso di buona prestazione anche senza vittoria, rimarrà sulla panchina erpina dopo aver fatto un bilancio e una valutazione dopo le prime 10 giornate di campionato? Questa allora, cominciamo dall'ultima, all'ultima abbiamo già risposto. Praticamente faremo una valutazione insieme al mister di dove ci troviamo, cosa abbiamo fatto in queste 10 giornate e faremo delle nostre considerazioni insieme, non contro il mister, insieme al mister. Parliamo più degli attaccanti, parliamo più del centrocampista, perché l'ultima domanda è del centrocampista. Perché non abbiamo preso un centrocampista di qualità? Allora, l'abbiamo preso, perché vi ricordo che a differenza di quello che voi credete o pensate, il signor Gavazzi era il giocatore numero uno richiesto da tutta la Serie B, non da uno, da tutta la Serie B. La prima scelta. Noi un po', presidente, giornalisti, perché non era solo la Serie B, noi ricordiamo soprattutto nel periodo estivo Gavazzi era richiestissimo dal Carpi in Serie A, era praticamente, molti lo davano già fatto. Assolutamente, quindi voglio dire, il primo uomo, la prima pedina che è stata selezionata per il centrocampo è stato Gavazzi, giocatore di grande qualità, perché poi mi dovete dire questo Verre che cosa sta facendo, dove sta giocando, Gagliardini che cosa sta facendo, dove sta giocando, sono giocatori che abbiamo contattato, non siamo riusciti a chiudere il discorso, tanto è vero che siamo corsi immediatamente a cercare un altro giocatore, quale questo Bastien, che secondo me è un giocatore che non ha nulla da invidiare a questi signori. È un ragazzo del 96, forse l'unica pecca che abbiamo in questo momento è che probabilmente tutti noi, me compreso, dovremmo credere di più nei ragazzi 95-96 che abbiamo, perché in campo non devono andare solo gente che ha 27-28 anni, 30 anni, devono andare anche i ragazzi. Vi ricordo che in Coppa dei Campioni la settimana scorsa ha giocato un ragazzo di 16 anni, in Coppa dei Campioni, del 99, quindi non nell'età quello che determina il fatto che uno abbia più o meno esperienza o abbia più o meno qualità. Quindi siamo corsi ai ripari perché ad un centrocampo molto coriaceo, abbiamo preso Gidaia, l'avete visto, all'inizio tutti dicevano, ma chiesto Gidaia dove l'hanno preso, dalla Lugo degli Ostabia, non è nessuno, non è uno che non c'è i piedi buoni, non è un giocatore da raffinate qualità, ma è un giocatore di grande sostanza ed è un giocatore importante in questo tipo di centrocampo, perché noi abbiamo un centrocampo che è molto solido, con qualche punta di diamante che saranno i Gavazzi, il Zito quando dovrà stare in forma, Zito, non ce lo dimentichiamo, perché non è che l'abbiamo abbandonato Zito, ce lo siamo dimenticati, quando l'abbiamo preso abbiamo fatto feste dappertutto perché eravamo riusciti a strappare Antonio alla concorrenza. Adesso quest'anno sta giocando un po' di meno, probabilmente perché ha qualche acciacco fisico. Però Zito è un grandissimo giocatore, quindi insieme a Gavazzi sulla sinistra, sulla destra abbiamo sempre D'Angelo naturalmente e Darini, che sono due condottieri di centrocampo, per cui ritengo che il nostro centrocampo non abbia nulla da invidiare ai centrocampi delle altre squadre, anzi può essere lo zoccolo duro di questa squadra. Questo per il centrocampo. Poi analizziamo altre cose che l'altro era l'attaccante perché non abbiamo preso l'attaccante. Allora immaginate cosa significa avere 5 attaccanti di cui 3 o 4 sono titolari fissi inamovibili, perché Castaldo prima o poi rientra. E allora nulla togliendo, per carità, a quelli che ci sono o a quelli che potevano venire, se Castaldo entra in campo difficilmente perde il posto Castaldo, su questo non c'è dubbio. Allora avere un giocatore come Tavano, che è un giocatore, è un cecchino terribile. Avere Trotta, che è un giocatore richiesto da tutte le squadre di Serie A, avere Mokoulou, che è un giocatore richiesto tuttora dalla Francia, lo ve l'ho detto e non è una bufala, l'ho detto e lo confermo, abbiamo avuto richieste per Mokoulou da una squadra di Serie A francese, sono giocatori che per voi probabilmente sposano bene o poco bene, diciamo, il progetto Avellino, per noi che siamo quelli che li hanno scelti sposano perfettamente il progetto Avellino.
Aggiungo d'altra parte, qual è la contro il rovescio della medaglia? È che nel calcio, quando i risultati non vengono, vuol dire che ci sono degli errori. Allora noi questo lo accettiamo. Possiamo dire abbiamo scelto male, possiamo dire non abbiamo scelto gli uomini compacenti, l'uno compenetrato rispetto all'altro, cosa possibile, quella famosa amalgama di cui parlava il nostro commentatore buonanima, Sibilia, quindi probabilmente non abbiamo ancora raggiunto questa coesione. Però ritengo che i giocatori che abbiamo presi singolarmente, l'uno rispetto all'altro e in associazione fra di loro, sono giocatori che possono fare una grande squadra. Aspettiamo ed abbiamo fiducia. Io ho fiducia, quindi metto la faccia in quello che dico, non è che mi nascondo, quindi poi posso essere sconfessato domani, fra una settimana, fra un mese, però metto la faccia e dico che credo in questa formazione che abbiamo allestito. Presidente, per la difesa abbiamo già parlato, quindi bypasso la domanda della difesa. Io voglio fare con lei una considerazione, perché sono arrivate tante telefonate anche sabato in merito al calciomercato, perché si sa il calciomercato è vivo praticamente per tutte le settimane, nonostante ci siano solamente due sessioni ufficiali. Molti tifosi hanno chiesto perché non si va a considerare la lista degli svincolati. Almeno io personalmente non la reputo una cosa corretta, anche perché rispetto al passato quest'anno ci ritroviamo 26-27 giocatori in rosa puntualmente, ogni settimana finiscono giocatori comunque di un certo spessore in tribuna. Io faccio un nome, oltre Tutino, che anche io personalmente mi sono chiesto che fine abbia fatto Tutino e perché Tesserro non riesca a vederlo, ma anche lo stesso Petricciolo, che lo scorso anno fu impiegato da Rastelli a Modena con buoni risultati vista l'emergenza in fase difensiva. La domanda che le faccio è questa: il mercato estivo è stato bloccato anche da alcune posizioni, vedi il caso Romulo Togni e vedi anche lo stesso caso Schiavon, perché per quanto non sia stato un caso c'è comunque la considerazione effettiva da farsi che Schiavon ha rifiutato determinate piazze prima della chiusura ufficiale del mercato, per poi accettare la proposta della spalla a mercato concluso e quindi svincolarsi dalla Vedir. Ma il discorso di questi ragazzi, Togni praticamente è successo quello che è successo, sapete, insomma, l'incidente nel quale si è procurato da solo questo infortunio, e quindi praticamente Gioco Forza è un giocatore sul quale non abbiamo più fatto affidamento, perché un giocatore che fa un infortunio, se fuori 3-4 mesi, poi è difficile andarlo a recuperare evidentemente per il prosieguo del campionato. Per quanto riguarda Schiavone, ho precisato più volte che lui ha avuto delle richieste, non è voluto andare via perché voleva restare ad Avellino. Evidentemente quando ha fatto 1, 2, 3 tribune una dietro l'altra e si è reso conto con colpevole ritardo, perché mi dispiace per lui naturalmente, con colpevole ritardo perché non trovava spazio in questa squadra mentre lui desiderava giocare o con noi o andare a giocare in un'altra squadra, ha scelto di andare via. Non è che l'abbiamo mandato via noi, l'ho detto 10 volte, è facilmente raggiungibile sul telefonino, ci siamo lasciati con grande abbracci e baci, perché naturalmente Eros è un ragazzo educato, un ragazzo serio, professionista serio e un ottimo giocatore, per cui non è che ci ha fatto piacere rescindere il contratto con lui e mandarlo via, ma lui ha scelto di andare via per andare a giocare. Queste sono le cose. Perché poi questi due argomenti hanno inciso sulla campagna acquisti? No, direi, perché il numero dei centrocampisti con Bastien era diventato un numero tale per cui non avevamo necessità di andare a pescare sul mercato altri giocatori. Ne ritengo in questo momento, senza voler offendere nessuno, che fra gli svincolati ci sia qualcuno che possa essere più bravo dei giocatori che in questo momento hanno in campo. Anche perché, presi singolarmente, possono essere anche giocatori che hanno fatto più esperienza, che hanno giocato di più in serie superiori anche. Lei conosce che ci sono dei nomi importanti che hanno giocato anche in Serie A, però è tanto vero che sono giocatori che non hanno fatto ritiro, non hanno fatto preparazione. Beh, prendere un giocatore di questo, lo metti in campo prima di gennaio, non lo vedi. Allora dico io, se dobbiamo prendere e dobbiamo cercare di rinforzare la rosa, se necessario, e se il mister lo riterrà necessario ed opportuno,
Noi non ci tireremo indietro e andremo a prendere gli eventuali sostituti, ovviamente mandando via qualche altro giocatore a gennaio, naturalmente prendendone altri, perché arrivare a 34-35 giocatori sarebbe assurdo praticamente, cioè significherebbe veramente aver sbagliato le scelte iniziali, cosa che ritengo ancora oggi che non abbiamo fatto, per cui dobbiamo consolidare una rosa importante che abbiamo, e se ci sono da porre correttivi, l'ho detto e lo confermo, la società è qui e non si tirerà indietro. Abbiamo dovuto ribaltare la scaletta ovviamente per dare precedenza a questo fuoco di domande di voi tifosi, di tutti i telespettatori da casa. Ora linea alla regia per una breve pausa, ritorniamo alla terza parte rivedendo le pagelle ancora di Spezia Avellino e soprattutto concentrandoci sulla gara di domani con l'Ascoli. Linea alla regia.